usare lo smartphone. Se lo facciamo è perché evidentemente abbiamo trovato tutti che abbia una sua, tra virgolette, convenienza, una sua comodità. Allora io non credo che si possano imporre i cambiamenti di stili di vita. Si possono generare le condizioni attraverso le quali le persone sono indotte a cercare un modo diverso di vivere e di abitare la città. Questo è un compito difficile. E se noi pensiamo a come è fatta la città, che non è facilissima, non ci basterebbe l'asse di comunicazione tranviario che tutti quanti da 20 anni aspettiamo che ci porti da Grandate in centro città, perché ci sono quartieri che non sarebbero mai raggiunti da tutto questo. Non so se voi usate il mezzo pubblico, non so quanti di voi usano l'autobus, ma se qualcuno per sbaglio in questi giorni fosse passato su un autobus avrebbe potuto vedere che ASF ha lanciato un concorso tra gli studenti per dare una connotazione, per colorare il nuovo autobus ibrido che sarà sperimentato prossimamente, a breve. Allora non è tanto il concorso, è il fatto che andando per mezzi pubblici scopri che anche lì c'è qualcuno che magari qualcosa pensa e che magari attraverso anche questo processo ti sta dicendo forse anche il modo di muoversi a Como potrebbe essere radicalmente diverso, ma senza importerlo con un divieto. Noi dobbiamo capire che quando parliamo di cultura parliamo di qualcosa che cambia la matrice cognitiva della nostra testa, che ci fa pensare, aspettare delle cose diverse, che ci fa andare invece che verso l'auto da un'altra parte. Questo è un processo lento, dobbiamo mettercelo in testa, dobbiamo però tutti insieme, lo dico in plurale, dobbiamo tutti insieme avere la direzione nella quale andare, sapere che quegli spazi pubblici da abitare tutti insieme devono essere davvero invitanti per tutti. E io qui insisto sul fatto che noi abbiamo delle periferie che non sono tali, abbiamo dei luoghi magici in quelle che noi chiamiamo periferie, andateli a vedere. Certo, ci sono delle periferie nel senso deteriore del termine in pieno centro, pensate una per tutte, la via Castellini, che è imbarazzante per come è acciaccata e conciata, e ci sono invece luoghi magici altrove. Dobbiamo imparare a dare ad ogni spazio quella qualità che merita e che è nata forse quando qualcuno l'ha concepita. Questa è una missione difficile che non si realizza dopo domani, ma che credo che sia la direzione nella quale andare. Grazie.